Adesso diamo la parola all'autore, penso ci racconterà diverse cose. Un aneddoto mi è venuto in mente. Un amico mi raccontò che Charles Baudelaire, uno scrittore abbastanza noto, giusto? Della sua prima tiratura dei fiori del mare, Le Fleur du Mal, si potrebbe dire così, vendette zero copie. Il discorso purtroppo si tende a valutare il successo di un'opera, la bontà di un'opera, con dei canoni di valutazione che sono completamente sballati. Sarà il tempo, la storia, a dirci se Angelo Virtis da Solena diventerà un grande successo, ma sta semplicemente a noi, con la lettura, dire se ci piace o meno. Da te, Alessio. Grazie, ringrazio Davide e ringrazio Anthony. Vi ringrazio per la disponibilità che hanno avuto nei miei confronti. Quando ho iniziato questa, che per noi possiamo chiamare un'avventura, come sottolineava Davide, l'ho iniziata con molta umiltà, non essendo in quell'ambiente una persona esperta, anzi completamente nuova. Quello che mi ha fatto piacere, e questo lo devo sottolineare, è che ho incontrato nella mia strada delle persone molto, molto semplici, altrettanto umili e disposte a collaborare. Questo lo dico per l'editore, per Davide, e lo dico lo stesso per Anthony, che ha raccolto il mio invito alla presentazione, nonostante non lo conoscessi. Praticamente ci siamo sentiti per telefono, su segnalazione poi dell'associazione. E anche lui mi ha dato tutta la disponibilità, nonostante i suoi impegni, tutta la sua disponibilità per questo cammino di collaborazione. Spero che le loro parole non siano troppo pesanti e che quindi anche in futuro tutto quello che è stato detto, tutte quelle che sono le aspettative, si realizzino. Per me è una cosa molto 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 bella, sono molto affezionato alla scrittura di questo romanzo. Ci sono affezionato perché è una storia semplice, una storia di vita familiare. È una storia che ho costruito giorno per giorno e momento per momento. In questi giorni spesso mi sento domandare chi è Angelo Virtis, la domanda più frequente è questa, oppure è Solena, chi è Solena, dov'è Solena? Lui stesso, l'editore, in un'altra circostanza mi domandò dove l'hai messa Solena. Sono tutte domande a cui ovviamente c'è una risposta. La connotazione più affettuosa che posso fare è che nello scrivere quest'opera ho cercato la semplicità. Ho cercato la semplicità nella storia e ho cercato la semplicità anche nelle parole. Un linguaggio molto molto semplice, non ricercato, e mi è risultato all'inizio anche difficile, perché per uno come me che scrive per lavoro, una scrittura fatta di materie anche giuridiche, andare a scrivere per la letteratura narrativa è stata una difficoltà molto 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 grande. Ho cercato di imparare, perché non avevo la capacità, non so se lo adesso, però comunque se soltanto il fatto di averlo scritto vuol dire che dei passi avanti ne ho fatto. Una storia molto semplice è una storia molto semplice e parole molto semplici. Questo è un connubio che spero mi sia riuscito in maniera sufficiente, se non eccellente almeno in maniera sufficiente. Angelo Virtis è una storia di letteratura, di narrativa sarda. Quella narrativa sarda che mi ha avvicinato alla scrittura. Io fino a una quindicina d'anni fa non avevo mai letto un romanzo di narrativa sarda. E allora come non ricordare i vari Muto di Gallura, di Enrico Costa,
La Bella di Cabras, Bellas Mariposas di Sergio Azzeni, o altre opere ancora che sicuramente hanno in me inciso profondamente, che mi hanno spinto quindi verso, verso la scrittura. Quella scrittura che mi ha fatto compagnia per, ho iniziato a scrivere per la narrativa quattro anni fa, circa quattro anni fa. E quindi quella scrittura che mi ha fatto compagnia per tutto questo tempo. Dal punto di vista grammaticale possiamo dire che Angelo Virgilio da Solena è, una, è un romanzo scritto in terza persona, quindi c'è la voce narrante dell'autore che sovrintende a tutte le azioni dei personaggi e a tutti i luoghi. È una voce narrante che è la mia, che ha cercato di essere presente nei luoghi e negli avvenimenti dello sviluppo della, della storia. Davide, quando andai a Cagliari per proporgli, no, forse era la, la circostanza in cui confermò la, la pubblicazione del romanzo, mi disse che la tua è un'opera verista. Indubbiamente non può che essere un'opera verista, non può che essere un'opera molto realista, come anche Anthony ha sottolineato. Un'opera fatta anche con un linguaggio, diciamo, molto particolare, dove ci sono i vari che spesso, forse ancora oggi qualche volta, ci scappano frequentemente, e dove ci sono i vari intercalari, eia, mi, la, insomma, tutte queste cose messe a, a corredo delle vicende che si vanno svolgendo. Angelo Virgilio ha un'altra connotazione molto, molto saliente, secondo me, che è un connubio tra la fede e la figura di Elisabetta. La fede che è sempre presente non soltanto nella famiglia di Angelo, quindi di Angelo e di Elisabetta, è presente in tutti i momenti, è presente nella difficoltà, è presente nei momenti della gioia. La fede che è presente comunque anche a Solena, perché nel momento in cui le strade principali di Solena si chiamano Carrera del Savento, Carrera del Sapassione e altro ancora, evidentemente questa connotazione c'è. Così come la figura di Elisabetta si sposa con la fede, come dicevo prima, in tutti i momenti, nei momenti belli e nei momenti brutti. Elisabetta, la giovane più bella del paese, la giovane madre, la giovane sposa, Elisabetta nel momento del dolore. In tutti questi momenti la fede non lascerà mai Elisabetta. Allora andiamo un pochino a vedere com'era Elisabetta, andiamo a vedere un pochino come incomincia questa avventura di Angelo Virgilio.